La Val Fondillo ci attende oggi, 22 maggio, sono le ore 8:30 circa, siamo in primavera, il verde, oggi sarà un'escursione all'insegna del verde, oggi faremo esattamente una indigestione di verde, la mia stagione preferita, la primavera. Partiamo dalla Val Fondillo, io e il mio amico Silvio, che tra un po' chiederemo anche a lui cosa ne pensa di questa escursione. Partiamo per la Val Fondillo, facciamo il Passo dell'Orso, ridiscenderemo giù ai Tre Confini, da lì saliremo verso sinistra per salire al rifugio di Forca Resuni. Poi, una volta arrivati lì, ci rifocilleremo e decideremo il da farsi. Se riscendere dalla Val di Rosa, la Vania Nanghera, se salire su Monte Capraro o addirittura su Petroso. Vedremo un po' che succede. La parola al mio amico Silvio. Bene ragazzi, questa mattina buongiorno a tutti, speriamo che la pioggia ci accompagni. Come ci accompagni? No. Ma come ci accompagni? Speriamo che non piova, dai. Speriamo che non piova e ci affingiamo a fare questa bella avventura stamattina. Questa bella Val Fondillo qua. Vediamo un po', vedi, Val Fondillo. E vai! Come dicevo, ha detto tutto Corradino e ci ha... Accingiamo! Via! Via, che se no non si arriva più, caro Corradino! Via, 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 via! Ciao, a proprio dopo! Lasciato 50 metri fa il sentiero che ci portava sulla Serra delle Gravare, mentre noi proseguiamo ancora circa 20 minuti e dovremo incontrare la Grotta delle Fate per poi arrampicarci su per il bosco e proseguire verso il Passo dell'Orso. Ciao ragazzi! Ben visto, siamo nei pressi della Grotta delle Fate, come potete vedere. L'abbiamo appena vista. Adesso ci accingiamo ad andare verso la Passo dell'Orso, dopodiché scenderemo sulla Val di Rosa. Non mi fare ridere, non mi sembra, perché sono questo cazzo di video. Aspetta, ho sbagliato. Andiamo a Passo dell'Orso e poi andiamo sul rifugio.
sul Pettuoso non ci andiamo perché sta la neve, e dopo scendiamo sul Val di Rosa. Una bella passeggiata, forse, forse andremo. Come si chiama la montagna? Monte Capraro. Monte Capraro, non mi ricordavo, scusate. Monte Capraro. Monte Capraro. No, Crabaro. Capraro, Capraro, vabbè, ho capito. Sei un grande, voglio dire. Capraro! Sei mitico! Capraro! Ci piace il bosco del Valfondillo, vero? Che ci do? Mentre il nostro navigatore, il nostro fedelissimo navigatore, ci ha informati che abbiamo percorso una distanza di 8,30 km circa e ci troviamo ad un'altitudine di circa 1500 metri, ci troviamo all'interno del magnifico, soprattutto in questo periodo primaverile, magnifico bosco della Val Fondillo. Ragazzi, a me segna 10 km. Guarda qua, lo vedete? Lo vedete? Lo vedete? 10 km. Confini. Abbiamo lasciato allora l'F2 dalla Val Fondillo per recarci adesso verso l'O5 che ci condurrà al rifugio di Forca Resuni. No, forse. No. Non può essere. Al Petroso. Come stiamo a mettere un gas? Ciao ragazzi! Alla prossima! We'll be right back.
ragazzi. È duro andare verso il rifugio e verso il Capraro. È durissima. Però è simpatica. Però è bello. Però è bellissimo, eh? Avete visto che panorama? Eh? Ci piace, ci piace. Avete visto? Poi lo faccio vedere su YouTube, eh? Siamo giunti così finalmente alla località Forca Risuni, ai piedi dell'omonimo rifugio, sempre molto ventilato, non so se si avverte la mia voce, ai circa 1950 metri di quota. È bello sulla neve, è bello. È divertente? È bellissimo! Abbiamo fatto Monte Capraro! Stato bellissimo! Che vuoi fare? Succede! Mitico Milvio! Succede! Succede, succede, tu c'hai le ghette, io le ghette non le tengo. Che farei? E casco. E scivolo. Va niente, va niente. Va niente, ci bagniamo un po', ma non va niente. Non mi abbiamo visto le pendici di Monte Iannazzone alla nostra sinistra, ci troviamo così nella ridiscesa in località Stazzo Val di Rose.
Oggi è stata una cavalcata capolavoro tra la Val Fondillo e le varie località che abbiamo toccato quest'oggi. La Val Fondillo, i Tre Confini, siamo saliti su a Forca Resuni, siamo saliti su a Monte Capraro e stiamo ridiscendendo dalla bellissima Val di Rose. Adesso ci rimangono gli ultimi 40 minuti prima di arrivare a Civitella Alfedena, ma vedo Silvio che vuole aggiungere qualche cosa. Come vedete lì c'è, come si chiama? Monte Sterpio? Monte Sterpio? Ma come Sterpio? Monte Stalpio? Monte Sterpio, vabbè, non diciamo stanate. Allora, qui si va a Civitella Alfedena, lì si va a Passo Caputo. Caputo? Come Caputo? Passo Capuato. E poi si va verso il Petroso. Ma voi ce l'avete un campione da portare in montagna così? Io ce l'ho. Io no. We'll be right back.